Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di occhio e allergie. Per farlo ho il piacere di essere in collegamento ancora una volta da Barletta con la dottoressa Giuliana Conserva. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a voi, salve. Dottoressa Buonasera. Conserva, quindi oggi lei è un oftalmologo, quindi ci occuperemo di occhi e in questo caso ci concentreremo su quello che sono le allergie. Quindi, dottoressa, quali sono Esatto. le possibili cause delle allergie ai nostri occhi? Allora, innanzitutto, quando parliamo di allergie oculari, ci riferiamo prevalentemente alle congiuntiviti allergiche, che rappresentano il 90%, diciamo, delle allergie che possiamo avere agli occhi. In realtà, in generale, l'allergia oculare, così come, totale delle forme allergiche agli occhi, rappresenta circa il 20-30% della popolazione. Quindi è molto diffusa l'allergia oculare, anche se, ripeto, quella congiuntivale è quella più frequente. Quindi distinguiamo diversi tipi di allergia: la congiuntivite allergica, quella stagionale, quella perenne, poi c'è una forma mista di cheratocongiuntivite, in cui praticamente la congiuntivite si associa anche a delle forme di cheratite, quindi può essere coinvolta anche la cornea, e di queste quella più tipica è quella diurnal o primaverile. Poi dirò nello specifico magari qualche caratteristica in più. Quella atopica invece è poco sviluppata e comunque si associa prevalentemente a un contatto con, per esempio, cosmetici, lenti a contatto. Quindi le cause principali di questa cheratocongiuntivite sono appunto anche dermatologiche. E poi abbiamo la congiuntivite gigantopapillare, che ha delle caratteristiche in comune con la primaverile. Quella stagionale, che abbiamo detto essere la più frequente, è appunto, come dice la parola stessa, legata spesso anche a rinite o ad asma allergico. Colpisce appunto i giovani e ha, diciamo, come sostanze che la sostengono i pollini, i vegetali, quindi anche le graminacee. Quelle sostanze che stagionalmente noi ritroviamo in circolo nell'aria. Questo quindi, ecco perché dicevo, è abbastanza frequente, però è in un periodo definito dell'anno alla fine, quindi per questo viene definita stagionale. Quella invece perenne, è legata soprattutto al contatto con allergeni sempre presenti. La forma più classica è quella da acari della polvere, quindi questo simpatico animaletto che si annida nella polvere di casa e che però può creare appunto delle forme croniche di allergia, quindi può dare dei fastidi anche a lungo termine. Ma non solo, anche i peli di animali, quali gatto e cane, li nomino perché sono quelli più frequentemente, diciamo, domestici, però non solo a loro possiamo essere allergici, più che a loro, al loro pelo. Nello specifico per il gatto non siamo allergici proprio al pelo in sé, ma ad una sostanza, un enzima contenuto nella saliva del gatto. Siccome il gatto ha l'abitudine di, come sappiamo, lavarsi con la sua saliva, questo ci può creare appunto una sensibilizzazione, quindi un'allergia. Queste quindi sono quelle perenni. Quelle che abbiamo detto invece, nominato come cheratocongiuntiviti, vernal o gigantopapillare, hanno una caratteristica clinica più particolare, cioè possono essere legate anche a questo tipo di allergeni, però creano un'iperreattività maggiore, per cui a livello congiuntivale tarsale, ovvero la congiuntiva che noi troviamo nella parte interna della palpebra, risulta, diciamo, formata da queste gigantopapille. Gigantopapille che non sono altro che l'espressione dell'edema congiuntivale locale, localizzato in quel punto. Però prima di arrivare un po' ai sintomi e, diciamo, alla seconda parte, volevo semplicemente dare qualche informazione riguardo all'allergia in generale, come si scatena un'allergia, perché altrimenti non capiamo quello che viene dopo.
In pratica noi reagiamo, grazie al nostro sistema immunitario, a qualsiasi sostanza ci venga, si presenti, ecco, di fronte a noi. Per cui, grazie a un sistema immunitario sia innato che acquisito, abbiamo delle difese che si attivano. Quelle interessate per quanto riguarda l'allergia di cui stiamo parlando, quindi la congiuntivite o keratocongiuntivite oculare, e la forma acquisita, in pratica soprattutto quella IgE mediata, cioè quella immunità che ha come mediatore l'anticorpo. In pratica cosa succede? Succede che l'antigene, quindi l'allergene nello specifico, per esempio il polline, viene a contatto con la congiuntiva e scatena la produzione di anticorpi da parte delle cellule B, e questo poi con un meccanismo diciamo a catena provoca il rilascio di istamina e quindi tutti i sintomi che poi diremo appunto dopo. L'istamina infatti è uno dei principali mediatori della crisi allergica, dell'allergia, e il fatto che la forma allergica più, come dire, più frequente sia proprio la congiuntivite è perché le cellule che producono istamina, cioè i mastociti, sono delle cellule molto rappresentate a livello congiuntivale, in quanto la congiuntiva è anche molto vascolarizzata e innervata. Quindi ecco perché noi, nella maggior parte dei casi, noi oculisti parliamo di congiuntiviti allergiche. E questo ci induce anche a pensare che tutti i trattamenti che noi dobbiamo andare poi ad eseguire, ad effettuare, sono legati a queste caratteristiche locali che abbiamo nella congiuntiva. Benissimo, dottoressa Conserva, devo dire che anche in questa occasione lei è stata molto chiara, quindi abbiamo visto come si classificano le varie allergie oculari e abbiamo anche visto da che cosa possono essere causate. Per quanto riguarda i sintomi, quali sono i sintomi? Cioè, quando ci dobbiamo mettere in allarme e pensare di avere un'allergia oculare e quindi rivolgerci all'oculista? Sì, allora i sintomi più comuni rappresentativi delle congiuntiviti o keratocongiuntiviti allergiche sono l'arrossamento, il prurito, il bruciore, la lacrimazione e anche la sensazione di corpo estraneo. Per spiegare questi sintomi facciamo un piccolo passo indietro e ritorniamo appunto all'istamina. Abbiamo detto che il mastocita, quando viene stimolato, rilascia istamina. Questa istamina può andarsi a legare, come vediamo anche dal grafico, ai recettori, prevalentemente ai recettori H1, però ci sono anche i recettori H2 e H3. Quelli che interessano maggiormente sono l'H1 e in parte l'H2. Perché questo? Perché legandosi ai recettori H1 presenti sia a livello delle terminazioni nervose, come ho detto prima, molto rappresentate a livello congiuntivale, e a livello dei capillari, quindi delle cellule endoteliali, dei vasi, creano da un lato il bruciore e il prurito, cioè irritazione nervosa, dall'altro creano rossore, creano congestione e anche quell'edema della palpebra o della congiuntiva, chiamata appunto chemosi congiuntivale, che è legata semplicemente a una trasudazione maggiore attraverso i capillari, perché quando si lega l'istamina ai recettori H1 dei vasi crea una maggiore permeabilità. Ovviamente questo si associa anche ad una maggiore lacrimazione, perché questi recettori vanno anche, sono anche posizionati a livello delle cellule globose ghiandolari, per cui quando c'è un'allergia c'è anche un'iperlacrimazione. Da queste immagini vediamo che il rossore sicuramente è una caratteristica fondamentale, ma ci sono anche le altre che abbiamo detto. Chiaramente queste sono le papille congiuntivali di cui parlavo prima, che in una congiuntivite allergica semplice possono anche non esserci, ma nelle forme più importanti
per fortuna più rare, come la Vernal o la gigantopapillare, invece sono proprio la caratteristica che ci fa fare una diagnosi differenziale tra una semplice congiuntivite allergica e una caratteristica del genere. Qui invece vediamo che vicino alla cornea, diciamo a livello limbare tra congiuntiva e cornea, si possono creare anche degli infiltrati, che sono appunto la caratteristica legata all'attivazione della immunità cellulomediata. Quindi si formano questi piccoli granuletti come delle bollicine bianche intorno alla zona limbare, e questo chiaramente ci dice anche, è un indice della tra virgolette gravità, perché poi non è che sia mai una cosa estremamente grave, però del grado di irritazione, di infiammazione che si ha a livello anche per il limbare. Quindi in questo caso si parla anche di cheratocongiuntivite. Tutto questo anche lo dobbiamo associare ad una espressione dell'allergia legata anche alla rinite o diciamo in generale ai sintomi delle vie aeree, perché questi recettori naturalmente sono presenti anche lì. Ecco perché molto spesso la congiuntivite allergica si lega alla rinite, e abbiamo la rinocongiuntivite, e più raramente può essere associata anche addirittura a un broncospasmo. Chiaramente qui c'è bisogno di una multidisciplinarità di, certo, di consulenza, però ecco, non è la norma questa, è una cosa più rara. Quindi nella nostra diagnosi cosa dobbiamo fare noi oculisti quando siamo di fronte a questi sintomi? Perché questi sintomi che ho elencato in realtà possono confondere, anzi sono presenti anche in altre forme di congiuntiviti, ma ci sono delle caratteristiche che li distinguono. Ad esempio, il prurito è molto specifico per la congiuntivite allergica. Quando c'è il prurito, difficilmente si tratta di una forma batterica o virale. Poi, se non c'è la secrezione della congiuntivite batterica, difficilmente sarà una congiuntivite batterica. E quindi abbiamo delle caratteristiche specifiche anche nei confronti di altre forme locali. Anche la congiuntivite virale ha delle sue caratteristiche, e quindi nella diagnosi differenziale che noi facciamo ovviamente quando visitiamo il paziente, perché come al solito la diagnosi passa attraverso diversi momenti. Il primo fra tutti, ed è quello che io prediligo, è proprio l'anamnesi, cioè il dialogo col paziente. Dal dialogo col paziente noi possiamo capire tantissime cose, cioè se già il paziente ci dice da quando ho preso il gatto mi hanno iniziato a lacrimare gli occhi, il 90% della diagnosi è fatta. Quindi oltre a questo naturalmente tante altre informazioni che noi possiamo attingere quando andiamo a colloquiare col paziente, per cui è fondamentale avere il dialogo. Seconda cosa, chiaramente quello che ci dice il paziente, come dicevamo all'inizio, cioè i sintomi, cosa ci lamenta il paziente: dottoressa, sono venuto perché ho bruciore, prurito, mi lacrima l'occhio, eccetera. Quindi questo già ci dice. E poi anche l'esame proprio clinico attraverso i nostri strumenti, la lampada a fessura, quindi il microscopio, per vedere nel microscopico quello che ci interessa per poter fare appunto la nostra diagnosi. Chiaramente noi consiglieremo al paziente anche di dirci se ci sono anche altri sintomi generali, quindi che ci può aiutare, per esempio se lui dice no, anche il naso mi cola, oppure se ha fastidi a livello delle vie aeree, questo anche ci può facilitare nella diagnosi. Quindi come sempre è un collage che dobbiamo fare per arrivare, come dire, al nostro risultato finale, chiaramente, certo, quello che ci interessa. Benissimo, quindi siamo arrivati al punto della diagnosi, quindi il paziente, una volta che ha ottenuto la diagnosi, e lo ricordiamo, sì, che è necessario, è importantissimo andare dallo specialista perché deve essere lui a farci la diagnosi, certo, quali sono le terapie possibili ed eventualmente è possibile fare qualcosa per prevenire questi problemi? Sì, infatti possiamo distinguere tre tipologie di approccio terapeutico. Diciamo una prevenzione immunitaria,
una prevenzione immunitaria che è soprattutto legata ai fattori ambientali, cioè a dire se il paziente sa di essere allergico alla polvere, non è necessario che in casa debba avere tappeti, peluche, tende, tendaggi e tutto ciò che può richiamare la presenza di acari della polvere, se dovesse essere allergico a questo. Oppure se sa di essere allergico, per esempio, al gatto o al cane, non è necessario, anzi sarebbe proprio il caso, di prendere questi animali in casa, ma non solo, anche di andare in case. Parlo sempre di case per dire, definire un ambiente chiuso, perché all'aperto già è diverso. Quindi non è il caso di andare in case dove sa che c'è un cane o un gatto. Quindi la prevenzione, oppure per esempio se si sa di essere allergici dei pollini o comunque a delle piante particolari, evitare chiaramente di stare a contatto con queste, se lo si può fare, insomma, nei limiti. Se poi non lo si sa, all'improvviso è diverso, però diciamo in linea di principio è abbastanza semplice questo concetto. Questa è la prevenzione più ambientale, ecco, che noi chiamiamo ambientale. Poi esiste anche una prevenzione farmacologica, cioè ci sono anche dei farmaci, parlo dei farmaci nostri, cioè i colliri, che sono il nostro farmaco preferito, che hanno un'azione sempre preventiva nell'attacco di allergia. Cioè, chi è allergico e sa di esserlo può fare dei cicli preventivi, per esempio, se sa di avere un'allergia stagionale, quindi ai pollini, nei mesi precedenti o nel mese precedente all'inizio della primavera, può utilizzare delle sostanze come ad esempio i cromoni o di sodio cromoglicato o il nedocromile sodico in collirio, che in cicli appunto di 30-40 giorni, stillati 2-3 volte al giorno, possono prevenire, nel momento in cui ci sarà il picco pollinico, possono prevenire gli attacchi proprio acuti di allergia. Cosa diversa è invece quando arriviamo troppo tardi, quindi ormai i pollini ci sono e abbiamo la nostra congiuntivite allergica. Chiaramente ci sono vari gradi di congiuntivite. Noi riusciamo a distinguere diversi gradi di infiammazione, perché poi quello che si realizza è proprio un'infiammazione, e questo è il principio della congiuntivite. Quindi utilizzare i cosiddetti farmaci antistaminici. Che da un certo non ho detto che i cromoni, quelli che abbiamo detto prima, sono semplicemente degli stabilizzatori delle membrane delle cellule mastocitarie, che quindi evitano di rilasciare istamina. Gli antistaminici hanno anche questa funzione, quelli di ultima generazione sono prevalentemente H1 selettivi. Quindi, oltre ad avere l'azione di prevenire la liberazione di istamina, la bloccano e quindi ne bloccano gli effetti successivi. Oltre ad avere anche delle azioni nella cellularità, nella immunità cellulomediata. Quindi, dottoressa, mi interrompo un attimo per chiederle, nel caso degli antistaminici, questi invece si possono prendere nel momento in cui insorge l'allergia? Sì, si possono prendere e bisogna vedere però se bastano, cioè se sono sufficienti, e questo lo dovremmo decidere noi, ovviamente, noi Certo. medici, nel momento in cui facciamo la visita, perché possono essere sia come terapia, tra virgolette, di attacco, cioè di prima istanza, e quindi dare l'antistaminico almeno 3 volte al giorno per una quindicina di giorni, nel momento in cui c'è la crisi allergica. Se non bastano, dobbiamo anche utilizzare i cortisonici, gli antinfiammatori veri e propri. E nel caso delle allergie, piuttosto che i FANS, noi preferiamo il cortisone. Anche qui ci sono diversi livelli di cortisone. C'è il desametasone, il betametasone, che sono più forti, che però, presi per tanto tempo, possono anche creare degli effetti collaterali, quale l'ipertono oculare. E quindi noi lo sappiamo e stiamo attenti quando somministriamo questa tipologia di terapia. Ma ci sono anche quelli più superficiali che non hanno questi effetti collaterali, però naturalmente sono meno potenti, come l'idrocortisone, che è un collirio invece, è una sostanza che è più leggera, è un cosiddetto cortisonico di superficie, che però coadiuvato dall'antistaminico può avere un effetto risolutivo.
L'antistaminico in gocce sempre può essere usato anche come terapia di mantenimento, quindi possiamo fare prima un ciclo tipo di una settimana col cortisone e poi passare gradatamente all'utilizzo dell'antistaminico, e quindi l'antistaminico poi può essere usato tranquillamente per più tempo rispetto al cortisone, per cui riusciamo a modulare una terapia, chiaramente che deve essere sempre personalizzata caso per caso, ma che più o meno può avere dei tempi intorno alla ventina di giorni. Ecco questo. Ci sono poi anche gli antinfiammatori steroidei che possono essere eventualmente utilizzati, quindi i FANS, ma quello che una terapia più particolare che noi usiamo in maniera più rara, perché le forme di Vernal e di gigantopapillare sono più rare, è il collirio a base di ciclosporina, che è un immunosoppressore. Questa è una terapia che è in corso da, diciamo, esiste da poco tempo, ma che può risolvere quei casi proprio molto resistenti in cui si ha un eccesso di reattività da parte proprio della congiuntiva tarsale. Questo tipo di collirio, solo questo tipo di collirio che ho citato, cioè la ciclosporina, non esiste, come dire, commercialmente come tutti gli altri colliri, ma deve essere gestito da dei centri come possono essere l'oculistica pediatrica, perché spesso si tratta di bambini, ragazzini che devono usufruirne, in collaborazione quindi con i centri di allergologia. Per cui esiste questa terapia, però noi oculisti non la possiamo dare così, scrivere in maniera tranquilla. Cioè deve essere sempre supportata poi da un centro specializzato. Infine volevo anche aggiungere che nei casi più importanti di allergie possiamo anche dare degli antistaminici per via generale, come la cetirizina, oppure addirittura anche arrivare al cortisone per via generale, però anche questi sono casi più rari. Diciamo che la terapia più frequente è quella che vi ho citato prima. L'ultima cosa che volevo aggiungere riguardo alla terapia è anche l'immunoterapia specifica, cioè esistono anche dei vaccini che prevengono, soprattutto per quanto riguarda le allergie perenni, quelle diciamo croniche, per intenderci quelle dell'acaro, ecco, che è il più frequente, dei vaccini che possono essere somministrati o per via sottocutanea o per via sublinguale, e che quindi hanno la capacità di ridurre la reattività eccessiva di chi effettua questo vaccino nei confronti del suo allergene cronico. Quindi è un'arma in più che abbiamo a disposizione, che chiaramente non ha la stessa frequenza di utilizzo delle altre, però esiste e quindi la dobbiamo sempre citare. Ecco. Dottoressa Conserva, io la ringrazio moltissimo. Lei oggi ci ha fatto proprio un quadro completo della patologia e ci ha anche spiegato in maniera, devo dire, eccellente tutti i tipi di cure. Io la ringrazio molto e sono sicura che quello che lei oggi ci ha detto sarà utile a moltissime persone. Grazie ancora. Grazie mille a voi, alla prossima, arrivederci. Arrivederci dottoressa, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.